Allora, siamo in compagnia di Severino Baldi, un cittadino molto attivo sui social, che ci ha fatto notare come qui in piazza Sant'Agostino anche questa fontana, l'ennesima, è rimasta purtroppo senza un goccio d'acqua. Allora, Severino, cosa succede? Ma io credo che, dunque, forse, spero, in questi giorni ho visto che funzionava la sola fontana di Piazza Grande. Però probabilmente ora in primavera cresceranno tutte le erbacce nel sacrato del Duomo. C'è molta trascuratezza di queste cose, perché le fontane ad Arezzo non funzionano. Ecco, qui non c'è più un goccio d'acqua, ma fino a qualche settimana fa funzionava regolarmente. Era bellissimo. Cosa è successo? Un flusso d'acqua, non so, spero che sia un guasto tecnico, però se te giri quella fontanina là, non funziona neanche quella. Qui ci sono due fontane, c'è quella, ma addirittura andando su per Sant'Agostino si arriva a Santa Croce e quella non funziona. Ma prima di Santa Croce c'è, vicino alla trattoria La Graziella, una fontana in piazza di Porta Crucifera che non funziona neanche quella. Vado avanti dicendo che in piazza Risorgimento l'acqua è stagnante e ci ho trovato un piccione morto che galleggiava. Alla chiesa di Via Giotto è piena d'erbaccia e penso che se un piccione beve quell'acqua lì muore sicuramente. Insomma, è un è un casino, ecco, la parola esatta. Non c'è una fontana che funzioni, insomma. Non c'è una fontana che funzioni, non capisco perché una città d'arte bellissima, ma non è solo le fontane che non funzionano, no? Ma ti rendi conto i turisti che impazziscono a prendere caffè per trovare un bagno, perché i bagni pubblici latitano ad Arezzo. Quindi arriva il turismo città d'arte e uno si fa la pipì addosso. Oppure deve cercare disperatamente un bar, fare una consumazione per queste necessità. Ecco, questa cosa della mancanza d'acqua non è nuova, è oramai da diversi anni. Che si mascherano dietro il dito dicendo che ora l'acqua costa, che bisogna risparmiare. E voglio dire, bisogna risparmiare. Io e te ti ricorderai che nel 1982, ne parlavamo prima dietro le quinte, alla stazione, alle fontane della stazione non solo c'erano i pesciolini rossi, fecero il bagno per la contentezza di aver vinto i mondiali. Presente, adesso sono presente. Andato a rivedere, ci ho trovato una bicicletta rubata dentro la vasca crettata con siringhe e compagnia bella. Allora, ti ringraziamo per questa segnalazione, nella speranza che vengano riattivate queste fontane, insomma. Io ci provo anche in vista della prossima estate, perché insomma andiamo verso la bella stagione, quindi sarebbe anche piacevole. Lo spero, ma ci credo poco, ormai sono anni che funziona così.